Inizia in questo momento il match. Balotelli, possiamo ripartire, cerca il lancio in profondità, preferisce toccare corto per Maicon che carica a destro, che viene parato facilmente, un pallone a giro che palla dentro, eccolo qua il colpo di testa dietro, il tiro tentato e non era facile da quella posizione da parte di Lucio, che ha cercato il tiro direttamente in porta da posizione un po' scomposta. Mischione a centro area, parte la traiettoria, la testa è quella di Mario che allontana Bellini, carica il sinistro, un contro cross, il tiro, il miracolo di Giulio Cesar e poi va Ramiro e la palla va in calcio d'angolo. Corner battuto dalla parte di destra, di sinistra, Bellini, il suo cross, palla dentro, Giulio con i pugni subisce forse anche un fallo, Pupi, ci proviamo con 1-2 con Snyder, parte, palla al piede, palla per Balotelli, c'è Milito che aspetta il movimento, arriva Chiu sulla sinistra, si può andare al cross, si ferma, è chiuso, allora ancora all'indietro centralmente per Cambiasso, per Snyder, filtrante per Milito, attenzione che va dentro, un rimpallo, Milito, il tiro, è gol, 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 il principe Inter in vantaggio! E dai, 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 hai trovato il varco e la palla va in buca per il decimo centro stagionale del principe Milito, bravissimo a raccogliere questo filtrante, a infilarsi, a vincere due rimpalli, a beffare spiazzando Coppola per il gol dell'1-0, molto bene, buona partenza da parte dei ragazzi, gol pregevolissimo da parte dei nostri, mentre Lucio è andato a farsi soccorrere da Della Casa per penso un problema o all'occhio di epistassi, ma rivediamo ancora una volta la pregevole giocata in controtempo con cui Milito beffa il portiere Ferdinando Coppola, ricordiamo di proprietà del Milan. Palla per Pupi che può avanzare, contrastato da Guarenti, ancora Snyder, filtrante per Mario, numero, attenzione, contro numero, il suo tiro, palla fuori, bravo Mario, ha shakerato come si fa, come fanno i bravi barman, i difensori, vedete, con una prima finta, poi con la seconda, poi cerca il tiro ad incrociare, la palla che però non trova lo specchio grande, ma buona la gestualità tecnica di Mario con questa palla che termina a lato, recupera però su un errore, la palla è tua, provando dentro, c'è un fallo clamoroso di Garix, dai la punizione, il giallo lì, eccolo qua, munizione per Garix e calcio di punizione dal limite per noi, è pronto Snyder, attenzione, ci proverà lui con un destro giro sul palo, la destra di Coppola, questa è l'idea, si allontana Rizzoli, pronto a dare il fischio, parte Wesley, palla a giro, traversa a portiere battuto, traversa a portiere battuto, occasione per il 2-0, è la traversa, negare a Wesley la gioia del gol e allora riparte l'Atalanta, Inter vicina al 2-0, con Bellini ripartono loro sulla corsia di sinistra, Ferreira Pinto cerca di gestire questo pallone, prova ad andarsene da solo, filtrante per acqua fresca, controlla, si deve girare, tenta il destro al tiro centrale che Giulio Cesar recupera facilmente, dobbiamo annotarla comunque all'ultimo minuto del primo tempo questa conclusione di acqua fresca e la parata di Giulio Cesar. Allora forza ragazzi, via con il secondo tempo, con Garix cerca di andare al cross, salta Mario, guadagna il fondo, parte la traiettoria, no, si ferma ancora, parte ora il cross, palla dentro, troppo alta per Guarente, recupera Bellini, contro cross, palla che taglia l'area, mamma mia, un rimpallo e la palla va a lambire il palo e c'è la rimessa da fondo, settimo minuto nel secondo tempo, Inter in vantaggio per una rete a zero, Snyder pronto a battere, parte la traiettoria calibrata, secondo palo, Lucio, c'è il gol ma sbandiera là in fondo Nicolai, da rivedere, e vediamo, eh sì, è oltre, è oltre, è oltre, è oltre, è oltre, quindi nulla di fatto. Zanetti, ruolo della destra, prova la fondo, il cross, centro aria, bianco, corner per noi, forza ragazzi, palla fuori, giocata su Snyder, pronto ad andare al contro cross, parte in dribbling, salta un uomo, fuori per Maicon, tenta il suo destro, il tiro, mamma mia, palla di esterno che taglia l'area di rigore, siamo al limite, palla fuori per Snyder, attenzione, attenzione, Wesley, il suo tiro, e la palla sfiora a Milano, intanto Palermo 2, Milan 0, raddoppia Marc Bresciano, la statua, qua c'è stata una grande girata di Wesley Snyder con la palla che tocca la parte superiore della rete, Lucio buono nell'anticipo, prova a verticalizzare, andare da solo, Lucio che ha fatto un gol annullato per fuorigioco, Snyder controlla, siamo al limite dell'area, perde palla per l'intervento di Bellini, cerca di recuperarla Eto'o, ma c'è un fallo fischiato a Snyder, attenzione che sei già ammonito, reclama qua il pubblico e c'è il secondo giallo, espulsione di Snyder.
ammonizione di Wesley Sneijder per questo fallo e l'Inter si trova in 10 uomini, quindi fuori Balotelli, dentro Deki Stankovic. Coppola attaccato, si mette la palla sul sinistro, calcia via questo pallone in zona acqua fresca, anticipo di Varamiro, la palla è buona per Eto'o, posizione regolare, attenzione, e tiro, il miracolo di Coppola che para, ma che peccato, era una palla gol ghiottissima. C'è Maicon che recupera un buon pallone, se ne andiamo in contropiede in un 3 contro 3, sfruttiamolo ragazzi. Maicon va da solo, attenzione, Maicon arriva al limite, palla buona per Milito, entra in area, attenzione Milito, filtrante, ancora Maicon, fuori gioco, peccato. E si riparte con una rimessa con le mani a favore dell'Inter, che è pronta forse adesso a effettuare il cambio. Fuori Milito e dentro Thiago Motta. Allora ripartono ancora loro, proprio con Caserta che gioca il suo primo pallone lanciandolo in avanti per Tiribocchi. Attenzione, vuoto il tiro, il gol dell'Atalanta. Il lancio in avanti di Caserta per Tiribocchi. Non ci arriva Lussio, controllo, tiro e gol, pareggio dell'Atalanta. Vede che detta la profondità, Lussio cerca di arrivarci, non ce la fa, peccato. Chivu si riparte con l'1-1, il lancio in avanti troppo lungo per Eto'o, e allora è Coppola che gestisce questo pallone. Adesso l'entusiasmo qua è alle stelle con l'Atalanta che ha trovato il gol del pareggio con Simone Tiribocchi. Fischia il pubblico, soffre, teme l'azione offensiva dei ragazzi, il pallone dentro, cercare Stankovic che prova ad andare a prendere questa sfera, ce la fa, resiste, ce n'ha due addosso, attenzione Deki, palla fuori, arriva Cambiasso, carica il sinistro, scivola al momento della battuta con Eto'o che è stato buttato giù in aria da Manfredini. Ma allora duettano ancora Maicon e Eto'o, centralmente Thiago Motta si propone, eccolo servito con il petto, l'inserimento di Cambiasso, la palla è buona ancora per Eto'o, entriamo da questa parte, finta e controfinta, entra in area, cade a terra Cambiasso, contro cross, ancora Eto'o, il tiro fuori, e abbiamo creato un bello scompiglio. Però in avanti acqua fresca, si muove Tiribocchi, attenzione pericolo, palla filtrante, c'è l'uscita di Giulione sui piedi di Madonna che aveva tagliato molto bene, e si disegna il nostro contropiede, attenzione Cucciu, attenzione Cucciu, palla buona per Maicon, rollo gliela a sinistra, uno contro uno con Garrix, palla filtrante per Eto'o, controlla, cerca di saltare due uomini, Eto'o, il tiro, un rimpallo, attenzione il tiro, il miracolo di Coppola, il miracolo di Coppola sul tiro di Thiago Motta, colpo sicuro, fuori ancora per Chivu, sale Lussio, attenzione la salta finale dei nostri, parte il cross, palla dentro, colpo di testa e corner, no, con le mani, l'ultima azione dell'Inter, forza ragazzi, parte la rimessa lunga, palla dentro l'area, colpo di testa di Cambiasso, palla che si impenna, Stankovic rovesciata, palla buona, finisce qua, finisce qua, finisce 1-1 con i gol di Milito e di Tiribocchi, finisce 1-1 tra Atalanta e Inter, pareggio che l'Atalanta prende per i denti con orgoglio. Forse lasciamo qualcosa in questa partita, ma accettiamo il verdetto del campo. Atalanta 1, Inter 1, è tutto dallo stadio Tetti Azzurri di Bergamo.